Buongiorno a tutti. Non credo che la più bella delle donne, in una delle sue migliori prestazioni, avrebbe potuto farmi provare una sensazione come quella che provai quando infilai la mano nella cassaforte appena espugnata. Un'eiaculazione cerebrale che rappresenta il coronamento di un'infinità di preliminari. Era la stessa sensazione di quando nei casinò riuscivo ad accentrare su di me l'attenzione per avere totalizzato una vincita sbalorditiva allo chemin o alla roulette. Sono parole tratte da un memoriale rivolto allo psichiatra Vittorino Andreoli da Donato Bilancia, l'uccisore seriale più prolifico che l'Italia abbia mai conosciuto. 17 persone in circa 6 mesi, più due tentativi fortunatamente andati a vuoto. Figura piuttosto anomala tra i colleghi, ha iniziato la sua attività ferale all'età di 47 anni e noi cercheremo di conoscerlo più da vicino, in modo da provare a comprendere cosa abbia portato un uomo di mezza età sulla peggiore delle strade criminali percorribili. Donato Bilancia nasce a Potenza nel 1950. Nei suoi 4 anni la famiglia si trasferisce prima ad Asti e dopo pochi anni a Genova. Nella sua infanzia, come in quella di molti altri suoi colleghi, troviamo l'enuresi notturna, segno di grave angoscia, laddove non dipenda da motivi organici. La sua carriera scolastica finisce dopo aver ripetuto per ben 3 volte la terza media e sembra proprio che il piccolo Bilancia manifesti piuttosto precocemente una sicura tendenza al furto. Noi lo conosciamo per tutte quelle persone morte per mano sua, tuttavia pochi sanno che in prigione c'è stato la prima volta a soli 15 anni e poi l'anno dopo per il furto di un ciclomotore e poi 5 anni dopo per il furto di un furgone carico di panettoni che tentò di rivendere al dettaglio davanti ad un supermarket. La mia professione è quella del ladro, dichiarerà, e come ladro lo conoscono a Genova, un ladro con la passione del gioco d'azzardo, nelle bische clandestine e quella per le meretrici, con le quali però ha un rapporto travagliato a causa di microfallia e, come se non bastasse, pressoché costante impotenza. Bilancia ci racconta che nei suoi 22 anni conobbe una ragazza che fu per lui il grande amore segreto della sua vita, purtroppo mai identificata e chissà se esistente per davvero, ma poco conta. Ciò che conta veramente è che Donato si fa convinto che la fine della loro relazione sia da imputarsi a Ornella Coccorocchio, la donna che odia di più al mondo. Ornella è la moglie del fratello Michele e parrebbe aver indotto l'amore segreto di Donato ad abbandonarlo, mettendo sul piatto della Bilancia i suoi trascorsi da galeotto, ladro, biscazziere, donnaiuolo a pagamento. Decide allora che per l'innanzi tutte le donne saranno da considerarsi di malaffare, rinunciando per sempre all'amore ma non al denaro, proprio come il nano Alberic nell'Oro del Reno di Wagner. Segnalo altri guai con la legge: detenzione abusiva di armi da fuoco a Como, un arresto in Francia per una serie di furti con un complice, rapina e sequestro di persone ai danni di una coppia di coniugi nell'entroterra genovese. L'uomo è di indole solitaria e non ama avere complici. Per cui l'esito professionale naturale di questa disposizione d'animo è il furto d'appartamento, attività che gli frutta a volte anche parecchio denaro, da spendere al casinò, nelle bische, lungo i viali e nelle case dell'amore a tariffa variabile. Bilancia affida allo psichiatra teneri ricordi, come questo. Probabilmente la ragazza si chiamava Lara. Dal mio modo di propormi aveva pensato che fossi enormemente dotato, ma poi percepì con assoluta certezza la delusione di lei. Sulla via del ritorno, mentre io mi stavo ancora scusando per la mancata erezione, pronunciò una frase che ancora oggi, a 35 anni di distanza,
Non ho dimenticata. Grosso, riempie di più. Sentenza granitica. Forse, anche in ragione di queste difficoltà, Bilancia si dedica volentieri al voyeurismo. Si accorge però che i suoi problemi di impotenza sono parzialmente rimediati dalla posizione genuflessa della partner. Sul piano penale, qualcos'altro da segnalare prima che si giunga a quello che lui stesso definirà patatrac. Si tratta di violenza e minaccia ad una prostituta, cose non di poco conto. Sono pugni e schiaffi sotto la minaccia di un'arma. Aveva parcheggiato l'auto con il lato passeggero troppo vicino ad un albero, in modo che la vittima non potesse fuggire. Lei lo riconoscerà facilmente perché, come abbiamo visto, Bilancia è abbondantemente pregiudicato e quindi necessariamente fotosegnalato. 4 anni dopo, molestie ad una commessa di intimo femminile in pieno centro a Genova, in piazza Corvetto. Ora, però, retrocediamo lungo la linea temporale di qualche anno e portiamoci al 19 marzo 1987, quando il fratello Michele, con in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si lancia sotto il treno Ventimiglia a Genova, in prossimità della stazione Genova Pegli. Toccherà proprio a Donato Bilancia riconoscere i corpi all'obitorio e si accollerà le spese funebri di entrambi. L'odio per la moglie del fratello Ornella Coccorocchio, già responsabile dell'allontanamento del suo grande amore segreto, divampa nella sua mente. È convinto che sia stata lei a rendere la vita del fratello indegna di essere vissuta. La Coccorocchio diventa l'oggetto di grandiose ruminazioni di vendetta e chi scrive pensa che non sia affatto escluso che il grande amore segreto, segreto perché impossibile, altri non fosse che Ornella, la cognata. Comunque, la professione di ladro d'appartamenti rende, si compra una casa a Savona. Il vizio del gioco, invece, non rende, perde la casa di Savona e finisce a vivere in un sottoscala a Genova. Si parla di circa 500 milioni e per una cifra così, voi capite, è necessario trovare un colpevole. E così, come sulla figura della cognata Coccorocchio si addensano tutte le frustrazioni che il femminile gli ha impartito, di questa amarissima frustrazione di ordine economico sono responsabili i due gestori della bisca clandestina su cui Tavolo Verde ha lasciato perfino le mutande bianche. Loro due si chiamano Giorgio Centanaro e Maurizio Parenti, senza dubbio persone non di specchiata moralità, di cui Bilancia ha origliato un dialogo in cui egli veniva definito un belinun, termine dialettale genovese il cui significato credo sia notorio. Tanto basta, come osano definire belinun lui, un giocatore professionista e ladro di provata abilità? La pagheranno. Anche se magari quel belinun non l'hanno mai detto. Le ferite narcisistiche consentono amplissime e fantasiose razionalizzazioni ed hanno la strana caratteristica per cui il sangue che ne sgorga spesso non appartiene al proprietario della lacerazione. Unico ricordo degli antichi fasti, una Mercedes 190, l'auto di chi vuol sembrare ricco, come la definì un'amica di chi scrive con chirurgica precisione. Una Mercedes 190 blu scuro targata AE106AW. Tutti i dati di cui gli inquirenti dispongono da ben prima che inizino le indagini sui delitti che seguiranno. Il primo sarà Centanaro, la cui vita voglio prendere con le mie stesse mani. L'altro no. È più grosso e pericoloso, ci penso dopo con l'aiuto della mia Smith & Wesson 38 Special, a canna corta. Bilancia non sa dove abiti Centanaro, ma ottiene facilmente l'indirizzo perché ricorda la targa della sua auto. Fornirà all'ACI di Genova un nome falso. Quella notte, verso le 2:30, lo aggancia mentre rientra dalla bisca, con la scusa di parlargli d'affari.
Una volta in casa lo minaccia con la pistola e lo fa spogliare lasciandolo in mutande, così come lui venne lasciato in mutande al tavolo verde. Poi lo lega a spirale con un nastro adesivo da pacchi, dai piedi alla testa. Ha imparato in carcere che si tratta di un modo molto sicuro per immobilizzare le persone. Dopodiché, e qui notiamo il puro piacere della vendetta, gli spiega pazientemente i motivi per cui sta per lasciare questo mondo, godendosi il terrore che dardeggia dagli occhi di Centanaro. Nastro sulla bocca, occlusione delle narici, è finita. Bilancia guarda il corpo, che ha rilasciato urina, si fuma una Marlboro, ottima scelta, e poi getta il mozzicone dalla finestra del bagno, che però cade e resta sul cornicione. Bilancia ci fa caso e spera che la pioggia lo sospingerà via. Gli inquirenti invece non ci faranno caso. Toglie il nastro adesivo in modo da non lasciare tracce, dispone il corpo in modo che pensino ad un malore, porta i pantaloni in un'altra stanza per rafforzare l'impressione di un malanno improvviso. Ancora un'occhiata compiaciuta ed è ora di andare. Nel pomeriggio andrà dal genero della sua vittima a chiacchierare di auto e qui si nota il piacere del potere. Io so cose che tu non sai, cose molto brutte per te. Teoricamente ci sono già tutti gli elementi per individuare Bilancia. DNA sul mozzicone di sigaretta sul cornicione, abbondanza di impronte papillari. Lavoro particolarmente a rischio di ritorsioni della vittima, impronte digitali di Bilancia che è un pregiudicato. E poi, i segni di morte da soffocamento sono peculiari e diversi da quelli di morte per infarto. Nulla di tutto ciò è stato preso in considerazione, morte naturale. 8 giorni dopo toccherà a quell'altro, quello grosso, e anche a sua moglie. Bilancia acquista un paio di manette nere in un'armeria a poche centinaia di metri dall'abitazione della futura vittima e vicino al negozio in cui lavora la moglie, Carla Scotto. Li osserva da vicino, lei è molto graziosa e Bilancia la rimira da fuori il negozio, finché si decide ad entrare e ad acquistare un impermeabile, con fare seduttivo. Anche qui, osserviamo il piacere di parlare con qualcuno pregustandone la fine imminente, una declinazione del sentimento di onnipotenza tipico delle compensazioni narcisistiche. Con Maurizio Parenti bisogna fare però attenzione, perché è affiliato alla famiglia mafiosa dei Fiandaca, gente abituata a vendicarsi in maniere estremamente dolorose. Parenti e La Scotto si sono sposati a settembre. Bilancia lascia che si godano la luna di miele, anzi, partecipa con 200.000 lire alla lista di nozze presso un'agenzia viaggi e però, benché invitato, tralascia di presenziare alla cerimonia e ai festeggiamenti, accampando scuse plausibili. Sembra che Bilancia abbia scherzato con Maurizio Parenti, dicendogli che avrebbe ben potuto lasciargli la moglie per una notte. Quella notte, però, il tempo delle facezie è finito. Una Mercedes blu scuro lo aspetta e quando alle 4:20 di mattina la vittima raggiunge il portone di casa, Bilancia scivola fuori dall'auto e ciondola verso di lui, dandogli l'impressione di un incontro casuale. Non so per quale motivo Parenti lo inviti a salire, ma una volta in ascensore Donato punta l'arma e raccomanda il silenzio, bluffando da bravo giocatore sul fatto che la moglie di sopra sia tenuta in ostaggio dai suoi complici. Lo ammanetta e salgono di sopra. La moglie per ora dorme, ignara di tutto. Bilancia lega Parenti con il nastro adesivo, lo lascia in mutande come quell'altro. Carla Scotto si sveglia e trova suo marito immobilizzato, in compagnia di uno che gli punta una pistola. Senz'altro una visione traumatizzante per lei, ma eccitante per lui, perché la donna indossa una sottoveste azzurra che rivela le sue grazie. Li conduce di sopra dove c'è la cassaforte, da cui preleva alcuni milioni e una scatola contenente orologi. È giunta l'ora di recarsi in camera da letto. Lui imbavagliato, ammanettato e avvolto nel nastro isolante, lei con le gambe e i polsi legati.
Bilancia è in piedi sul letto, senza scarpe per non lasciare impronte, eccitato. Quella bella donna, terrorizzata e in posizione di inferiorità assoluta, è davvero uno spettacolo. Poi spiega a parenti i motivi per cui sta per lasciare il mondo e spara due colpi prima al petto della donna, in modo che la sua sofferenza aumenti il più possibile. Immagino siano stati attimi lunghissimi e terribili per il marito, ma terminano presto, con un colpo alla testa attraverso un cuscino. Racconterà ai magistrati di aver ballato brevemente in piedi sul letto dopo le due esecuzioni. Poi, con calma, torna verso la Mercedes e rincasa. Sapesse come fanno presto a diventare agnellini questi pseudo malandrini qua. Bilancia è soddisfatto. Adesso è lui che dà le carte sul tavolo nero della morte. Quel che troveranno gli inquirenti in quell'appartamento non porrà alcun dubbio. Questa volta si tratta di un duplice ammazzamento. Ci sono alcuni piccoli errori compiuti da Bilancia. I mozziconi di due Marlboro ritrovati nel posacenere, impronte digitali sulle manette lasciate ai polsi del parente, impronta di una scarpa da ginnastica superga, ed essersi mostrato in volto al momento dell'acquisto delle manette, a poche centinaia di metri. Purtroppo, nemmeno in questo caso gli investigatori si premureranno di rilevare il DNA e incredibilmente non si seguirà la pista dei frequentatori di bische clandestine. Preferendo un movente più generico come quello di un regolamento di conti tra cosche. Al funerale della coppia di novelli sposi, Bilancia prudentemente non si presenta e fa bene, perché c'è uno che l'ha visto discutere animatamente col parenti e l'ha riferito a un capitano dei carabinieri. Dice di conoscerlo di vista, ma di non saperne il nome. Il capitano gli fa vedere qualche fotografia del funerale, ma no, quel tipo non c'è. Il testimone chiederà di poter vedere anche le foto segnaletiche dei migliori biscazzieri di Genova, ma la sua richiesta andrà deserta. Se solo fosse stata accolta, con ogni probabilità la corsa di Bilancia si sarebbe fermata molto prima. Comunque, dopo 3 giorni, toccherà ad altri due, una coppia che non c'entra nulla col vissuto personale di Bilancia, una coppia di perfetti sconosciuti, la cui eliminazione avrà però una ben precisa motivazione strategica: orientare le indagini verso un movente di uccisione a scopo di rapina e non di vendetta personale. Bilancia è terrorizzato, è immerso in un marasma cognitivo e fino al collo in una fogna comportamentale, perché i fiandaca, i mafiosi, sanno farti davvero male. E però anche quel sangue, quella bella donna in sottoveste, tutto quel potere assoluto divino sembra proprio irrinunciabile. Sceglie i coniugi solari Bruno e Maria Luigia Pitto perché non sono giovanissimi, 65 e 71 anni, e perché sono gioiellieri a cui pensa di vendere i Rolex che ha sottratto al parenti, ucciderli e poi riprendersi tutto, una vera mentalità da giocatore d'azzardo. Bilancia si apposta e li osserva non osservato. Siamo a Genova, la sua città, e lì vicino ci sono altri esercizi di cui Bilancia si è servito nel corso degli anni. Gioiellieri inclini alla ricettazione e un orefice disposto a cambiare assegno. Ma non i coniugi solari, quelli non li conosce per niente. Conosce invece molto bene il metronotte Gian Giorgio Canu e i suoi orari di passaggio. Si presenta come postino che deve consegnare una raccomandata assicurata e c'è da firmare. La signora gli apre e lo fa salire. Lui estrae la pistola, la signora minaccia di chiamare la polizia. Il marito è lì con lei. Bilancia spara 3 colpi all'uomo e uno alla donna, poi fugge. La domestica, invocata dalla signora, ha avuto la freddezza di non appalesarsi. Nel tamburo di quell'arma erano disponibili altri 3 colpi per lei. Rimane incomprensibile il motivo per cui Bilancia non abbia cercato di individuare ed eliminare quella scomoda presenza. Forse la precisa considerazione per cui, dopo tutto, se lui non ha visto lei, è vero anche che lei non ha visto lui. Bilancia fugge indisturbato.
Qualcuno ha voluto vedere in questo duplice delitto la definitiva dissoluzione del confine tra mondo esterno e mondo interno. Bilancia si accorge, insomma, che uccidere placa momentaneamente la sua sete di vendetta contro i genitori. La suggestione è che la motivazione interna, fantasmatica, fosse l'eliminazione dei propri genitori, che Bilancia odia, in primis il padre, ma anche la madre, considerata una mera emanazione del marito. Infatti, alla signora Pitto riserverà un colpo solo, al signor Solari invece ben tre. A leggere le dichiarazioni di Bilancia, si ha sempre la spiacevole sensazione che siano state le vittime, con i loro comportamenti dissennati, a metterlo nella condizione di non poter fare altrimenti, quasi come se rientrasse nel cosiddetto ordine delle cose, come dicono alcuni schizofrenici quando descrivono i loro costrutti deliranti, quasi come se Bilancia fosse un giudice ben disposto nei confronti dell'imputato e tuttavia con un codice penale sulla cattedra che lo obbliga a inchiodare il colpevole alle proprie responsabilità. Insomma, con questo duplice efferato delitto, Donato Bilancia diventa definitivamente un uccisore a catena e, come molti suoi colleghi, probabilmente comincia a sentirsi protetto. Protetto da un'entità sovrannaturale, un potere maestoso che lo affianca e che rende del tutto superfluo usare qualche accorgimento in più rispetto a quelli imparati per esercitare la professione di ladro. Un esempio: Bilancia non si traviserà mai, agirà sempre a volto scoperto e si sposterà spesso con la sua Mercedes 190 blu scuro, l'auto di chi vuol sembrare ricco, nota alle forze dell'ordine. Dichiarerà che non è poi così difficile uccidere. Le vittime venivano giù come birilli. A parte queste speculazioni sullo psichismo di Bilancia, un dato di fatto fornisce un senso immediato a questa duplice eliminazione. La pistola che ha sparato è la stessa dei delitti precedenti e negli investigatori sia legali, polizia e carabinieri, che illegali, mafiosi, fiandaca, si rinforzerà il convincimento di avere a che fare con uccisioni a scopo di rapina. Per pochi mesi, certo, ma ad un prezzo purtroppo altissimo. Dopo 16 giorni giunge il momento di colpire ancora e di persistere nella strategia depistatoria. Ancora una rapina col morto, ma stavolta non a Genova, a Ventimiglia. Dopotutto, per Bilancia, le persone sono da sempre nulla più che personaggi, cui non dare la minima considerazione, a meno che non interpretino il ruolo previsto dalla sua sceneggiatura interiore, e lo vedremo più avanti. Ventimiglia, dicevo, via Cavour, un cambiavalute, tal Luciano Marro. Il giocatore d'azzardo ha un rapporto magico con i numeri e le cose, che si caricano per lui di significati metafisici nel bene e nel male. Non è un caso che abbia scelto quel cambiavalute in via Cavour, perché in piazza Cavour e però a Genova vivevano i coniugi parenti. Non so se riesca a farvi cogliere la vertigine di questo mondo interno. Un nome unico, Cavour. Due cose opposte, piazza e via, due città diverse, Genova e Ventimiglia. Una coppia, un singolo, pari e dispari, rosso e nero, come al casinò di Sanremo. Un sottilissimo indizio, impossibile da cogliere, se non retrospettivamente. Bilancia va a Ventimiglia, si apposta per giorni e studia le abitudini della vittima. Nella sua qualità di uomo da sempre affondato nel sottosuolo sociale, sa che da quelle parti agiscono rapinatori slavi protetti da un'altra famiglia mafiosa. Bene, le prime indagini saranno in quella direzione. Per il resto, tutto fila liscio. Quando Marro esce dal blindato per buttare la spazzatura, Bilancia gli si accosta e rientra con lui. Sembra che il cambiavalute abbia cercato di raggiungere la propria arma e ciò gli costa ben 4 colpi. Overkilling, direbbero i nostri giovani. Un accanimento che va oltre la necessità di eliminazione e che racconta di un mondo interiore dominato dalla rabbia, un sentimento precluso al sicario. Bilancia è una via di mezzo,
come un sicario professionista è gelido, veloce e organizzato, però commette errori, soprattutto nel momento più difficile, quando ormai il patatrac è compiuto e si tratta di lasciare la scena in sicurezza. In questo caso, l'accanimento feroce contro Marro proviene dalla sua non adesione alle prefigurazioni di Bilancia. Ha preteso di essere qualcosa di più che un personaggio o uno spettro del suo mondo interno. Ha preteso di difendersi. In questo caso il bottino è consistente, circa 45 milioni, parte dei quali da sperperare allegramente al casinò di Sanremo e parte da depositare su conti diversi in 3 o 4 banche. Infine, rimonta sulla sua Mercedes blu scuro e torna a Genova. È giunto il momento di abbandonare le scene per un po'. Nessuno avrà a patire le sue ingiurie letali per 73 giorni, 2 mesi e mezzo durante i quali si dedicherà alla lettura dei giornali che riportano le sue gesta, alle notizie che filtrano dalle procure, viaggi all'estero, pagamento di somme alle meretrici in cambio della possibilità di assistere alle loro prestazioni con altri uomini, un'attività che non mi sento di raccomandare. E poi studia quelli come lui, le loro motivazioni, le loro tecniche. Un unico appunto non apprezza quelli, italiani o stranieri che siano, che fanno strame dei corpi, non lo trova necessario, a lui basta una pistola ben oliata. A proposito di arma, una relazione tecnica balistica giungerà un mese dopo sulla scrivania dei PM genovesi. L'arma di Ventimiglia e quella di Genova coincidono. La notizia filtra dalle procure e viene riportata dai giornali. Come previsto, le indagini per il fatto di Ventimiglia si orientano verso la banda di slavi. E ciò è un bene? Ma c'è chi sospetta che la prima vittima non sia morta di infarto e collega l'evento con l'eliminazione dei coniugi parenti. E questo è un male cui bisogna rimediare. Bilancia telefona in procura al magistrato Anna Canepa della procura distrettuale antimafia e, mimando un accento siciliano, le dirà: visto che lei si occupa della morte dei coniugi parenti, riesumi anche il corpo di Centanaro, perché era un loro amico e non è morto di morte naturale. Apprezzate per favore la finissima doppiezza di Bilancia. Da un canto, con l'accento siciliano, intende sviare le indagini verso gli ambienti mafiosi, caricandoli della responsabilità complessiva degli ammazzamenti, e dall'altro rivendicare, in maniera ovviamente dissimulata, l'uccisione di Centanaro. Va bene, ho fatto quel che potevo, però adesso è ora di uccidere ancora. Non credo vi ricorderete di Gian Giorgio Canu. È il metronotte che pattugliava la zona in cui i coniugi Solari avevano la loro oreficeria. Purtroppo per lui, è proprio lui la prossima vittima, e ciò per 2 ragioni. La prima, cambiare vittimologia, colpire una persona che fa un mestiere che non c'entra nulla con quello delle altre vittime, per confondere gli inquirenti riguardo al movente. E la seconda, più pratica. Lo assale il dubbio che il metronotte lo abbia potuto notare durante i suoi appostamenti sotto casa Solari. E comunque, se anche non l'avesse visto, Canu è un metronotte intraprendente che non solo ha contribuito all'arresto di molti colleghi di Bilancia, ma lo conosce personalmente. Forse c'è anche una terza ragione, il piacere dell'attesa, perché si sa, il bello deve ancora venire e Bilancia già lo pregusta. Nel suo caso, il bello che verrà sarà l'esecuzione di meretrici e donne sui treni. Questo sul piano razionale, e poi c'è tutto il mondo interno del giocatore d'azzardo, quel rapporto magico con i numeri. Canu guida l'auto della vigilanza Valbisagna numero 32, e il 32 è il numero prediletto di Bilancia alla roulette. E anche la moglie di Parenti, Carla Scotto, con quella sottoveste azzurra spettacolare, diceva di avere 32 anni. E quindi, il 25 gennaio 1998, dopo aver fatto una copia della chiave del cancello di uno stabile, che fa parte del giro consueto di ispezioni notturne di Canu, Bilancia ha tutto l'occorrente per fabbricare chiavi false, nel sottoscala in cui vive per colpa di quelli là,
Ebbene, semplicemente entra, aspetta nell'androne che Kanu scenda al piano terra, lo fa mettere in ginocchio, si fa consegnare il portafogli e poi gli spara in testa. Non si appropria dell'arma del metronotte e si allontana indisturbato, questa volta con una vespa, verso i tavoli verdi occulti delle notti genovesi, dove dilapiderà il maltolto. Una cosa curiosa. Bilancia in un modo o nell'altro, negherà sempre di aver sottratto denaro alle proprie vite, perché ciò contrasta con l'immagine grandiosa da giustiziere della notte che ha di sé, duro e puro, lontano dalle minuzie della vita quotidiana, impegnato nel dialogo con la morte e con la dea bendata, non certamente con anonimi esseri umani. Quanto potrà aver avuto in tasca un metronotte durante un giro notturno di ispezione in quegli anni? 30-50 mila lire al massimo? Voi capite che per lui è inammissibile ammettere di aver ucciso anche per rubacchiare la mancetta da puntare al tavolo verde di un qualche scantinato. Quando gli chiederanno perché proprio lui, risponderà: è stata la fatalità. E aggiunge: le motivazioni lasciamole dire ai medici. È una strategia difensiva, vuole avvalorare l'ipotesi che lui del perché e per come dei suoi delitti non ne sa nulla. È lo spirito di morte che alberga in lui, che talvolta lo conduce per le strade dell'inferno senza che lui possa farci alcunché. Comunque, dopo questo ultimo è bene fare una pausa di 1 mese e mezzo prima di cominciare a divertirsi sul serio. Una pausa che spenderà come lui sa fare, tra Saint-Vincent, Sanremo e qualche privé in cui da dietro un vetro, pagando, puoi sollecitarti osservando una donna e un uomo che si accoppiano. Pensa anche in questo 1 mese e mezzo di cooling off, come ama dire la nostra gioventù, di raffreddamento nel doppio significato di ruminazione delle proprie gesta a fini onanistici e di temporanea sazietà, che i giornali faticano ad attribuirgli tutte le sue gesta, non se ne parla a sufficienza, ma vedrai che non appena cominciano a morire le donne, tempo al tempo, sarò su tutte le prime pagine. E non credo proprio che mi rivolgeranno uno sguardo di commiserazione quando le farò inginocchiare davanti al mio micro totem, perché stavolta ho anche la pistola a canna corta. La prima è una prostituta che già conosceva, però il giorno prima vado a trovare mio padre a Cogoleto e poi, già che ci sono, vedo se c'è un luogo adatto alle mie esigenze, un luogo che impedisca alla mia ospite di fuggire. Quando la preleva, lei sale fiduciosa sulla sua Mercedes blu scuro, si sono già visti un paio di volte. Una volta giunti a Cogoleto, a circa 40 km da Genova, si appartano, lui estrae la pistola, la terrorizza un po'. Poi la fa scendere, le avvolge un asciugamano bianco intorno alla testa e le spara. Il proiettile le trapassa il cranio e finisce in mare, dove verrà ritrovato un paio di mesi dopo. Bilancia dichiarerà di averla attratta offrendo una maxi prestazione economica di 1 milione di lire, forse anche per giustificare un lungo tragitto da Genova a Cogoleto. Ma perché così lontano da Genova? Lo psichiatra Vittorino Andreoli ritiene che si sia trattato di un inconscio gesto di disprezzo, oltre che nei confronti delle donne, anche nei confronti del padre e della madre, che risiedono proprio a Cogoleto. Bilancia dichiara di aver avuto un rapporto intimo non protetto con la donna, ma l'autopsia ci dice che non è vero. Qualche compagna di marciapiede ricorderà di aver visto la donna salire su una Mercedes blu scuro. Quel che gli investigatori non fanno è verificare quanti pregiudicati possiedano una Mercedes blu scuro. E poi, forse era possibile anche controllare i caselli autostradali Genova-Renzano-Cogoleto e ritorno, verificando gli eventuali transiti di Mercedes in orari compatibili. 8 giorni dopo, toccherà un'altra. Intanto la stampa titola: Genova, 6 delitti, nessun colpevole, oppure: per 5 volte è stata usata una calibro 38, ma è un caso. Bilancia aveva ragione. Finalmente si sono accorti di lui, ne è bastata una. Chissà che titoloni dopo quelle che verranno. La sera si intrattiene presso le edicole, acquista giornali, frequenta i locali notturni.
e scopre con piacere immenso di essere sulla bocca di tutti. Tutti parlano di lui, biscazzieri, sfaccendati, lenoni, ognuno ha la propria opinione e lui partecipa alla discussione sapendone più di tutti. Bilancia è davvero soddisfatto. Il giorno in cui ucciderà ancora è una triste ricorrenza. Sono 11 anni che il fratello e il nipotino, per colpa della cognata Ornella Coccorocchio, hanno perso la vita sulle rotaie. L'odio per Ornella, che secondo me è il suo grande amore segreto, cresce a dismisura e con esso l'odio per tutte le donne. La vittima è una prostituta che preleva dal Beng ed elimina a Pietra Ligure, non prima di aver fatto uno scrupoloso sopralluogo diurno, in modo da impadronirsi delle caratteristiche dell'ambiente in cui avverrà il sacrificio alla memoria del fratello e nipote. Il copione è lo stesso, all'inizio è gentile, le offre 1.000.000 lire, poi estrae la pistola e la minaccia per un po', beandosi del suo terrore, poi la fa scendere dall'auto, la fa inginocchiare, le copre il volto con un giubbotto e la elimina con un colpo alla nuca. Ammira la scena, una donna accovacciata, morta. Fuma una sigaretta, guarda l'orologio e pensa: «Questo pomeriggio il mio nipotino morirà, disgraziata!» Gli effetti personali della vittima saranno buttati in mare. Le colleghe riferiranno ai carabinieri di averla vista salire a bordo di un'auto scura, una Mercedes o forse un Audi. Sulla scena un mozzicone di sigaretta Merit, pessima scelta, impronte dei copertoni sul terreno, tracce del paraurti su un muretto. Nessun prelievo del DNA sul mozzicone. 3 giorni dopo è la volta di un cambiavalute a Ventimiglia, perché accanto ad ogni interpretazione simbolica dei suoi atti, teniamo conto che il bisogno di denaro gli azzanna continuamente le terga. A Ventimiglia per la seconda volta in 4 mesi, dunque, e con la stessa auto, così il brivido del giocatore raggiunge livelli altissimi. Anche questo, come l'altro, sembra voler raggiungere la propria arma e per questo viene raggiunto da 5 colpi. Quella sera stessa a Sanremo, Bilancia è il re del tavolo verde. Lo si nota perché produce un significativo volume di gioco. Non si sa con esattezza a quanto ammontasse il bottino. Pare tra i 10 e i 20 milioni di lire. Si tratta della vittima numero 10 e dopo 3 giorni ne seguiranno altre 2. Questa volta, però, per ingarbugliare ancora di più la matassa, non colpirà in Liguria, ma in Piemonte, e non sceglierà una meretrice femmina, ma un trans a Novi Ligure. Il modus operandi è il solito, accurato sopralluogo del teatro del sacrificio. Bilancia lo conosce bene, si chiama Giulio Castro, nome d'arte Lorena, che è quasi un anagramma del nome Ornella, e quindi il fato ha deciso, è nell'ordine delle cose che venga sacrificata. Bilancia preleva Lorena e si dirige verso Villa Minerva. Bilancia le dice che è di sua proprietà. Lorena capisce ben presto che il cliente ha intenzioni fatali e cerca di prendere tempo. Per sua fortuna, sopraggiungono 2 vigilantes a bordo di 2 auto, una delle quali si mette di traverso il cancello e l'altra si avvicina alla Mercedes. Lorena li avvisa che l'uomo è pericoloso. I 2 annotano il numero di targa. Bilancia cerca di controllare la situazione, dicendo che si tratta di normali baruffe tra innamorati a tariffa. I vigilanti sono irremovibili e allora Bilancia spara a tutti e 2 e poi anche a Lorena, ferendola a un fianco. Ritorna in auto, ricarica il tamburo, che ha 6 colpi, ed esce per scaricarne ancora sui 3 corpi. Ma il viado, pur ferito, reagisce, lotta, viene colpito di nuovo e questa volta si finge morto, senza alcuna logica. E notiamo di passata che gli errori grossolani Bilancia li compie sempre nella fase finale dell'azione. Dà il colpo di grazia ai vigilantes, ma non a Lorena, che sopravvive e che finalmente sarà in grado di fornire un identikit piuttosto pertinente,
molto migliore rispetto a quelli diffusi in precedenza da testimoni che l'avevano visto di sfuggita. Parlerà anche di una Mercedes di colore blu scuro metallizzato e ricorda le iniziali della targa, AM. Tuttavia il poveretto si sbaglia perché le iniziali sono AE e involontariamente rallenta i progressi delle indagini. Quando Bilancia deciderà di raccontare le sue prodezze, e lo farà con molto piacere, si riferirà sempre alle sue vittime consciamente disanimandole, reificandole in questo modo: questo qua, questa qua, questi qua. Quella notte Bilancia spara 10 colpi, 4 per ogni metronotte e 2 al viado. Bilancia non ama gli imprevisti e lo fanno molto arrabbiare, evidentemente, perché 4 colpi a bruciapelo sono puro accanimento, l'arma di cui dispone è molto potente e le ogive dei proiettili sono scamiciate. Significa che il proiettile è esclusivamente piombo e non è rivestito, come spesso accade, di rame. Ne consegue che, essendo il piombo un metallo estremamente malleabile, al contatto col bersaglio si deforma molto, con effetti devastanti. Il primo sopravvissuto alla gelida e puntuale furia di Bilancia è quindi un trans, e leggiamo in merito qualche riga della relazione prodotta dal professor Romolo Rossi. L'ipotesi che si può fare qui, ove si tenga conto dei rilevanti disturbi dell'identità di genere, causata dall'intensa identificazione materna e alle difficoltà di identificazione paterna per eccesso di ambivalenza, e che Bilancia abbia risparmiato il viado per aver riconosciuto in lui il suo proprio incerto orientamento. Come se, pensa chi scrive, il trans Lorena fosse la materializzazione, l'estroflessione del traballante orientamento di Bilancia. Come che sia, Bilancia non si appropria neanche stavolta delle armi dei vigilantes, e anche questo ha un suo senso profondo di identificazione con la propria arma, quella che ha firmato tutti i suoi delitti, anche se ha la canna corta. Su un piano invece più obiettivo, quelle armi sarebbero state facilmente tracciabili, poco spendibili a meno di modifiche, che forse Bilancia non era in grado di fare o commissionare. 3 fatti dimostrano la lucidità di Bilancia: non essersi appropriato di quelle armi troppo calde, come si dice, aver svuotato il tamburo nell'abitacolo dell'autovettura per non lasciare i bossoli sul terreno, e infine non aver lasciato impronte digitali. Ma si tratta pur sempre di uno che fino a qualche mese prima non era che un miserabile ladro d'appartamenti, e di errori ne farà molti ancora, fino a quello che gli sarà fatale. Il giorno dopo la stampa titola «L'assassino del cambiavalute ha un volto», e Bilancia cosa fa? Il giorno dopo ancora si reca a Ventimiglia e va a parlare con una edicolante, dichiarandosi amico della vittima. La donna si insospettisce e abbassa le serrande. 2 giorni dopo, un'altra sfida alla sorte: telefona ai carabinieri, con l'intenzione di indurli a credere che la Mercedes con la targa che inizia per A non c'entri nulla e che, dopo tutto, l'identikit diffuso è talmente impreciso che chiunque potrebbe riconoscercisi. Quel giorno a Ventimiglia ero con la mia Mercedes e mia moglie. Il maresciallo si insospettisce e gli dice: parliamone di persona. Bilancia non ci casca e con una scusa riattacca. Sta di fatto che a questo punto la Mercedes non si può più utilizzare e Bilancia la occulta a pochi metri da casa sua, curandosi di spostarla ogni qualche giorno, e ruba un Opel Kadett di colore bianco. Trovo sempre abbastanza disdicevole criticare gli investigatori, per il semplice motivo che loro e non noi hanno accesso completo ai dati investigativi nell'unità di tempo considerata. Tuttavia c'è chi si inalbera rilevando, sempre col senno di poi, che al viado non fu fatta ascoltare la voce di Bilancia, necessariamente registrata, quando telefonò ai carabinieri per depistare. Come che sia, pare che, unitamente all'identikit prodotto dall'unico testimone oculare, ne circolassero ben altri 6, un paio dei quali per nulla somiglianti. 4 giorni dopo sarà la volta di una meretrice nigeriana, scelta non casuale, per orientare ancora una volta le indagini su eventuali conflitti fra la malavita africana e quella dell'Est Europa,
che in quelle zone controllano il meretricio. La preleva a Genova e la porta a Cogoleto, dove ha eliminato la prima, là dove vivono i genitori. Comincia il rituale di morte, ma lei si difende, lo graffia e perfino riesce a morderlo sulla mascella. Lui la tira fuori dall'auto e le pianta una palla nel ginocchio e due nella testa. Sembra proprio che più ti ribelli a bilancia e più piombo sia destinato a entrarti in corpo. Lui esprime così il suo disappunto. Guarda per un po' l'opera compiuta, poi imbocca la via Aurelia, la litoranea ligure e poi l'autostrada per Genova. Parcheggerà l'auto a poche centinaia di metri dal luogo in cui è parcheggiata la Mercedes, entrambe molto vicine a casa sua, tanto lui, di giorno, si sposta con la Vespa oppure con l'autobus. Le colleghe della vittima parlano di un Opel Kadett targata Genova, con un uomo bianco di mezza età al volante. C'è da dire che Bilancia agisce sempre su due livelli. Ciò che ruba alle donne di strada ha un duplice significato, logico, e cioè i soldi per coltivare il vizio del tavolo verde, ma anche simbolico, il piacere di togliere proprio tutto alla vittima, non solo la vita, ma anche gli oggetti insignificanti, spersonalizzandola per quanto possibile. Borsette e quant'altro li butterà in mare oppure nei cassonetti. Del pari simbolico, questa volta nei confronti del padre, è che l'auto sia stata rubata proprio nella via in cui il padre ha lavorato per tutta la sua esistenza, in Corso Gastaldi, e che la vittima sia stata eliminata proprio a Cogoleto. Ma sentiamo le parole dolcissime con cui Bilancia considera il padre. Mio padre durante un colloquio mi disse che forse sarebbe stato necessario che io portassi il suo curriculum vitae al mio avvocato in maniera tale che in aula, durante il dibattimento, potesse dire che venivo da una famiglia di lavoratori. A lui importava solo il suo impiego di 170esima categoria, però ineccepibile. Con tutto quello che mi stava succedendo, a lui interessava solo che la sua immagine fosse salva. Vi prego di notare il significato implicito di quel «con tutto quel che mi stava succedendo», come se l'ordine delle cose, il fato, una forza sovraumana l'avesse condotto per strade di morte come un burattino. Notate la grandiosità, l'autoreferenzialità e la mancata assunzione di responsabilità. Detto questo, quel che dice del padre è vero. Voleva salvare la propria immagine di uomo integro e non produrre un elemento retorico da spendersi in giudizio a favore del figlio. Torniamo a Bilancia. 5 giorni dopo si trova a Sanremo e noi sappiamo perché. Perché per lui Sanremo è Sanremo, ma non nel senso canoro del termine, piuttosto in quello del gioco d'azzardo. Più seriamente perché a Sanremo non ha mai colpito e perché questa volta ha scelto di variare nuovamente vittimologia, sempre meretrice ma di quelle che ricevono in casa, e questa volta italiana, non straniera come tutte le altre. Aprile 1998, legge sul giornale le inserzioni che allora le prostitute inviavano alla stampa, alla sezione massaggi, ma solo per uomini distinti. Bussa alla porta, si presenta una bionda sui 30 anni, le chiede il prezzo dell'amore ed è un prezzo quasi fuori mercato, 300.000 lire. Lui si scusa e le dice che non ha con sé tutto il pegno d'amore richiesto, ma che rimedierà andando a prelevare. In realtà, questo trucco gli è servito per dare un'occhiata alla zona, sincerarsi dell'assenza di possibili pericoli e verificare di persona che si trattasse di una donna adatta al sacrificio. Torna dopo mezz'oretta e subito dopo essere entrato minaccia la donna con la pistola. La informa che è necessario che lei muoia, godendosi il suo terrore. Come prima cosa le toglie dal polso il prezioso Rolex. Come seconda tenta di farla inginocchiare come piace a lui, ma quella si oppone e lo supplica di non ucciderla perché, dice, ha un figlio piccolo da mantenere e gli mostra la foto del bimbo. Bilancia si impietosisce, rinuncia al rituale di morte e se ne va con 3 banconote da 100 che trova sul comodino, ma senza il Rolex.
Dopo un'ora le telefona per scusarsi e dice che le riporterà i soldi, basta che non chiami la polizia. La donna, sfortunatamente per le indagini, non sporgerà denuncia. Comunque, gli aveva mostrato la foto del nipotino, non del figlioletto, che non aveva. Un notevole sangue freddo e rien ne va plus. Commentando il fatto, Bilancia dirà: «Ho visto me stesso da piccolo e mi sono sciolto. Non farei mai del male a un bambino. Con quella storia lì del bambino è stata lei a uccidere me». E tuttavia, anche risparmiare una vita, dopo tutto, dà un senso di onnipotenza. Chissà se quel bambino, oltre a se stesso, gli ha ricordato anche il nipotino Davide, il figlio di suo fratello Michele e del grande amore impossibile, Ornella, tanto odiata. 9 giorni dopo, la fama di Bilancia sarà definitivamente consacrata, perché inizierà a uccidere sui treni. Il bisogno di morte è pressante, tuttavia si rende conto che non può usare né Mercedes né Opel Kadett. Ormai sono segnalate entrambe e la scelta del treno è conseguente. Un nuovo cambio di vittimologia in uno scenario imprevedibile. Questa volta non saranno donne di vita, ma donne che semplicemente viaggiano sui treni. Non cambia molto, perché per lui ogni donna è meretrice, che eserciti la professione oppure no. Domenica di Pasqua 1998. Bilancia sale a Genova Brignole sull'Intercity delle 16 in direzione Milano. Si è fabbricato una chiave quadra, di quelle che possono aprire la porta della toilette sui vagoni. La donna che viaggia in prima classe è sola. Bilancia la vede, le pare sufficientemente giovane, la sceglie. Ad un certo punto, la donna si alza e si reca in bagno. Lui la segue, entra, le avvolge la giacca e il maglione intorno al volto e spara. Rimane qualche minuto con il cadavere, ruba denaro e biglietto e riporta la borsa nello scompartimento dove era seduta. Scende a Voghera e ritorna verso Genova. La sera chiama i genitori per augurare loro buona Pasqua. Il cadavere della vittima verrà scoperto a Verona. Lavorava all'Istituto dei Tumori di Milano come infermiera. Passa poco più di un giorno e Bilancia torna alle prostitute. È preoccupato perché la sera di Pasqua e il lunedì di Pasquetta le televisioni tacciono sulla donna ammazzata in treno. Che sia un invito degli investigatori a riprovarci? Quel giorno Bilancia va a giocare al casinò di Sanremo fin verso mezzanotte, poi imbocca l'autostrada fino ad Albenga e ne esce senza pagare il pedaggio. Come sempre, con scrupolo perlustra la zona, poi sceglie la vittima. Miracolosamente riesce ad avere una relazione fisica di tipo penetrativo, ma ormai non importa. La tira fuori dall'abitacolo, la fa inginocchiare, le copre il volto e la elimina con un colpo alla nuca. Siamo a Pietra Ligure. Bilancia rientra in autostrada, esce a Genova Ovest senza pagare il pedaggio e viene fotografato dall'apposita fotocellula. 5 giorni dopo tornerà sui treni. Intanto, sul fronte investigativo, la polizia scopre che l'unica denuncia di furto di una Opel Kadett, fatta il giorno prima dell'uccisione della prostituta nigeriana, la sporta tal Giovanni Berti, il proprietario dell'autovettura. I giornali titolano: «Guerra tra bande o uccisore seriale?», «Caccia aperta all'uccisore in serie» e si abbandonano alle fantasie. Probabilmente il responsabile ha contratto una grave malattia venerea e ora si sta vendicando. L'automobile viene individuata e tenuta sotto controllo finché, così vuole la leggenda, un vigile urbano la nota e chiama il carro attrezzi. Non era parcheggiata benissimo, evidentemente. La cosa amaramente divertente è che sul proprietario dell'Opel Kadett si addensano plumbe i sospetti, perché l'autovettura non presenta segni di scasso e lui ha dichiarato che l'aveva chiusa. Il povero uomo ha mentito per motivi assicurativi. In realtà aveva lasciato l'auto aperta e con la chiave inserita. Comunque, l'auto era parcheggiata a pochi metri dal sottoscala di Bilancia e molto vicina alla Mercedes blu scuro che lui userà quello stesso giorno per recarsi alla stazione di Sanremo a prendere il treno.
Sceglie la tratta Genova-Ventimiglia perché la tratta Genova-Milano sarà comprensibilmente zeppa di polizia. Qualcuno osserva che la tratta Genova-Ventimiglia è la stessa sui cui binari si sono dati la morte fratello e nipote. E fare un sacrificio umano proprio su quel treno, ma in direzione opposta, pare a bilancia un gesto di valore apotropaico, un gesto magico, ma chi scrive si limita a notare che la scelta è razionalmente opportuna, così come la scelta della seconda classe in luogo della prima classe dove sedeva la prima vittima dei treni. E anche come la scelta di salire a Sanremo e non a Genova, sconfessando così l'ipotesi che il nido del ragno fosse proprio a Genova. Quel giorno gioca al casinò per circa un'ora, poi parcheggia la Mercedes in stazione e sale sul treno diretto a Ventimiglia alle 21:58. Perlustra senza frette i vagoni finché trova la vittima di suo gradimento, sola, bella, sui 30 anni. Siede nella carrozza 2, scompartimento 3. Non rimane che attendere e vedere se avrà bisogno di recarsi alla toilette. Purtroppo per lei ne avrà bisogno. Così Bilancia la segue, entra nella toilette, la colpisce col calcio della pistola, le avvolge il capo con la giacca e spara. Un colpo nel momento in cui il treno si trova sotto il tunnel Caponero, fra Ospedaletti e Bordighera. Questa volta Bilancia compirà atti di autosoddisfazione sul corpo della vittima, per poi pulirsi su un indumento della stessa. Come nell'altro caso, la borsetta verrà ricollocata dove sedeva la vittima. Alle 22:15 scende a Bordighera, ma dalla parte sbagliata, sui binari anziché sulla banchina, e perciò viene notato da un controllore. Chiede un taxi che lo porti a Savona, ma il tassista è stanco e Bilancia deve accontentarsi di ritornare a Sanremo. Anche il tassista si ricorderà di lui. 2 giorni dopo, il 20 aprile 1998, Bilancia ucciderà ancora, ma per l'ultima volta. È probabilmente giunto allo stremo delle forze psichiche. Le stesse che lo hanno fatto sentire onnipotente ora rivelano la loro vera natura, profondamente depressiva. D'altra parte, sa di essere braccato, sa che può muoversi ormai solamente con la Mercedes che tutti vogliono, ma non per sembrare ricchi. Si reca a Sanremo per giocare, cena al ristorante Il Vesuvio, a credito, perché è conosciuto e la proprietaria si fida di lui. Poi entra in autostrada con l'intenzione di rapinare un benzinaio. Si fermerà alla stazione di servizio di Canioli Sud, intimando al benzinaio di consegnargli i soldi. E però un piccolo imprevisto fa salire la tensione. Sopraggiunge un'altra autovettura. Bilancia dice al benzinaio di servirla senza dare nell'occhio, ma si accorge che costui mormora qualcosa all'indirizzo del guidatore e si arrabbia moltissimo. Non appena l'auto se ne va, conduce il malcapitato nel gabbiotto e gli spara ben 5 colpi. Poi ruba 1 milione di lire e se ne va. Torna al ristorante Il Vesuvio, salda il conto e fa una breve puntatina al casinò. Rientra a Genova verso 1 di notte, lasciando l'autostrada senza pagare il pedaggio. I 4 giorni seguenti li spende vagando senza meta per la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, con una breve sosta al casinò di Saint-Vincent. Forse sta cercando le ultime forze per eliminare la vera vittima, quella che tutte le riassume il grande amore segreto e impossibile, la cognata Ornella Coccorocchio. Una nota di colore: un palermitano che aveva vinto 12 miliardi al Superenalotto mette una taglia di 1 miliardo sulla cattura di Bilancia, ma non ce n'è bisogno, perché verrà catturato dai carabinieri il 6 maggio 1998. Purtroppo, esclusivamente grazie a un inaspettato colpo di fortuna che, se già non l'avete letto, vi lascerà a bocca aperta. Dobbiamo però introdurre un nuovo personaggio, tal Pino Monello. È lui che nel luglio del 1997 vende la Mercedes blu scuro a Bilancia, il quale però omette di registrare il passaggio di proprietà. Di conseguenza, tra gennaio ed aprile 1998,
Al povero Monello arrivano una serie di intimazioni ad adempiere da parte della società Autofiori. Si contesta al Monello il mancato pagamento di una quarantina di pedaggi autostradali, col preavviso di una denuncia per insolvenza fraudolenta. Ma noi sappiamo che qui il monellaccio non era Monello, ma Bilancia. Monello chiama Bilancia, che si innervosisce e assume un comportamento evitante. Monello ha la possibilità di controllare giorni, ore e percorsi della Mercedes e si accorge che coincidono con i giorni dei delitti e allora chiama l'avvocato del trans superstite, che informa prima i carabinieri e poi il magistrato titolare delle indagini. Monello viene ascoltato e subito poi Bilancia viene messo sotto controllo e pedinamento costante. Una volta ottenuta la prova che il suo DNA coincide con quello trovato sulle scene del crimine, lo vanno a prendere 5 carabinieri. Quando Bilancia scopre che si tratta di carabinieri e non di mafiosi, trae un sospiro di sollievo e si lascia arrestare senza opporre resistenza. Ma è proprio vero che Bilancia ha iniziato la sua carriera di uccisore eliminando il biscazziere Centanaro il 16 ottobre 1997? Non lo sapremo mai. Sappiamo però che ci sono alcuni delitti rimasti senza colpevole. 2 prostitute, una uccisa a Bargeggi nel 1981 e l'altra a Novi Ligure nel 1985. Un allibratore eliminato a Chiavari nel 1993. Una meretrice albanese uccisa dal Benga a febbraio 1997. Tutte vittime nella zona in cui si muoveva abitualmente Bilancia. Il 18 febbraio 1999 Bilancia viene rinviato a giudizio con 26 capi di imputazione relativi ai delitti commessi nell'arco dei 6 mesi che vanno da ottobre 1997 a maggio 1998. 17 morti in 186 giorni, una media di una vittima ogni 11 giorni. La prima udienza si terrà il 13 maggio 1999, l'ultima il 10 aprile 2000, in tutto 41 udienze. Il 12 aprile 2000 Bilancia viene condannato a 13 ergastoli, dopo non essersi mai presentato una singola volta in udienza presso la Corte d'Assise di Genova. Il punto finale, direi esclamativo, lo pone la Corte di Cassazione confermando la condanna il 12 aprile 2002, nella persona del giudice Mario Sossi, quello che le Brigate Rosse sequestrarono nel 1974. Voi capite che questo processo non è stato una battaglia sul conseguimento della prova. DNA, arma unica, proiettili di una stessa marca, unitamente a una montagna di indizi gravi, precisi e concordanti, come recita l'articolo 192, codice procedura penale, comma 2, non pongono il problema della colpevolezza, ma quello dell'imputabilità, e cioè, Bilancia è totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere, articoli 88-89, codice penale, e dunque destinato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, oppure è capace di intendere e di volere, e dunque destinato a una cella per il resto della sua esistenza? E qui bisogna chiarire un concetto fondamentale: la differenza fra la malattia mentale rilevante ai fini dell'imputabilità e la malattia mentale da un punto di vista diagnostico psichiatrico, cioè meramente medico. La follia in ambito processuale rileva come scriminante totale o parziale quando, verosimilmente, l'imputato sia considerato incapace o parzialmente incapace di rappresentarsi il disvalore sociale, penalmente sanzionato, dell'azione compiuta, e questa è la capacità di intendere, come si dice, e del pari incapace di resistere, a causa della sua patologia, alla volontà di compiere il reato, e questa è la capacità di volere. Tutto questo va necessariamente valutato con un giudizio storico retrospettivo, perché quel che rileva è la capacità di intendere e volere al momento della consumazione del delitto. Un altro paio di maniche è la follia nel senso psichiatrico e quindi in ultima analisi esistenziale del soggetto,
che implica necessariamente una valutazione più ampia che affonda le proprie radici nell'epistemologia freudiana, nella qualità e pervasività dei sintomi, nel cosiddetto funzionamento sociale. L'imputato può dunque essere perfettamente folle in senso medico e al contempo non folle per la legge e dunque pienamente imputabile. Ciò precisato, la vera battaglia si svolge tra i consulenti della pubblica accusa, quelli della difesa e quelli nominati dal presidente della Corte d'Assise. I consulenti della difesa, poveretti, pongono l'accento sul trauma patito da Bilancia, che, quando il fratello e nipote si buttarono sotto il treno, perse due riferimenti affettivi fondamentali, sottolineando l'angoscia floridamente psicotica di Bilancia, e chi scrive pensa che non ci sia la minima correlazione fra la perdita di questi riferimenti affettivi, autentici, e un esordio psicotico acuto, che spiegherebbe, secondo loro, l'impressionante sequela di delitti. Da quel trauma all'inizio della serie delittuosa sono passati 10 anni. No, questa è per me una inaccettabile semplificazione. Il resto della relazione è puramente descrittivo di sintomi soggettivi, come poderosi mal di testa alleviati temporaneamente dai crimini. Il parere pro veritate che il famoso psichiatra Vittorino Andreoli produrrà ci parla di una patologia rilevante dal punto di vista psichiatrico, quantomeno in quei fatidici 6 mesi di massacri, ma sottolinea che una valutazione di totale incapacità di intendere e volere sarebbe un grave errore clinico. I periti della Corte, Ugo Fornari, Pierluigi Ponti, Giacomo Mengodi, col secondo chi scrive ha avuto la fortuna di sostenere l'esame di criminologia, sostengono, guarda un po', di non aver rilevato alcuna patologia mentale in Bilancia al momento dei colloqui, tanto per cominciare. Poi approfondiscono, non hanno rilevato nella biografia antecedente al primo delitto alcun comportamento che fosse indicativo di una preesistente infermità di mente. Ritengono che i primi 3 delitti, quello del biscazziere e della coppia biscazziere-mogliettina, siano stati compiuti per mera vendetta, fondata o meno che fosse. Bilancia dichiara che nei delitti successivi, da qualche ora prima a qualche ora dopo, egli entrava in uno stato crepuscolare, con lancinanti mal di capo e un desiderio impellente di togliere la vita, e di tutto ciò che compiva in queste ore non si sente responsabile. Sul punto, commentano i periti della Corte, «No, caro amico, non siamo d'accordo. In psichiatria l'obnubilamento della coscienza, che inizia qualche ora prima del delitto e finisce subito dopo, semplicemente non esiste. In altre parole, non esiste alcun disturbo psichiatrico che, a scadenza fissa e combinazione proprio nel momento in cui si compiono atti immondi, comporti un'alterazione della partecipazione cosciente. Certamente esiste la scissione della personalità, ma non per qualche ora, in cui prende il sopravvento per 17 volte e poi scompare. No, è solo un patetico tentativo della difesa. Riassumendo, piena capacità di stare in giudizio e piena capacità di intendere di volere ai fini dell'imputabilità. Le motivazioni della sentenza riconoscono che Bilancia è una persona afflitta da disturbi psichiatrici, ma non tali da assumere valore scriminante. Prevale sempre in lui l'elemento razionale, logico, strategico, depistatorio, oppure predatorio, vendetta, denaro, odio per le donne, in un quadro operativo estremamente lucido e conseguente. Gli errori che commette non sono indicatori di patologia, ma di semplice dabbenaggine. D'altra parte dichiara egli stesso, però in tutti gli episodi, prima di portarli a termine ho avuto un attimo di lucidità in cui mi sono detto, ma che diamine sto facendo? Si tenga presente anche il compiacimento nel descrivere nel corso degli interrogatori ciascun delitto fin nei minimi dettagli, dileggiando le vittime e talvolta scaricando su di esse la responsabilità della propria morte. Dov'è finito qui quel particolare obnubilamento della coscienza che vorrebbero i consulenti della difesa? Ricorda tutto con millimetrica precisione, è sensorialmente e volitivamente presente in ogni momento dell'azione delittuosa.
Nell'agosto del 1998, poco dopo la cattura, scrivo una lettera al Papa che per amor di carità vi riassumo così: carissimo Carol, ho saputo che passi da Chiavari il 20 settembre. Qui sembra che tutti ormai mi considerino un mostro e allora ho pensato a te. Magari se facciamo due chiacchiere mi sento meglio. Fammi sapere, tuo Donato. In un'intervista a Bonolis fa capire chiaramente che lui sì, qualche sciocchezza l'aveva fatta, però poi si era messo a guidare il camion. Ma Dio in persona l'ha fatto precipitare da un viadotto, quasi uccidendolo. È chiaro, se ti si mette contro Dio è inevitabile fare una strage di innocenti. Bilancia ha tentato anche di condividere la responsabilità prima con ignoti, poi con un fantomatico uccisore multiplo napoletano, tutte balle di frate Giulio. In carcere, Donato Bilancia consegue il diploma di ragioniere. Dal carcere chiede ed ottiene di sostenere economicamente un bambino disabile, proprio quel bambino emotivamente disabile che lui è sempre stato e mai riconosciuto. Muore nel 2020, rifiutando le cure e deluso dal rifiuto di un permesso premio, e noi gli facciamo tanti auguri. Abbiamo finito. Come sempre, vi ringraziamo per l'ascolto e vi rivolgiamo un saluto cordiale.